ragazzi, ci siamo, finalmente è arrivata l'auto, vedete la 488 pista, adesso gli andremo in lavorazione, inizieremo a smontare le parti che si possono smontare per fare in modo che facciamo questo straordinario progetto. Finalmente i ragazzi sono pronti a wrappare, non vedo l'ora di questa trasformazione. Organizzando la grafica, perché quando la facciamo stampare ce la stampano su un liner unico già predivisa, prespaziata. Noi andiamo a tagliarle, segniamo tutti i pezzi, partiamo da tetto, cofano, paraurti, parafango, così, e poi iniziamo col bravo. Ci siamo su questa stupenda auto, abbiamo fatto finalmente anche il cofano, che è la parte più difficile di tutta l'auto, in quanto con la bocca che c'è per la presa d'aria la pellicola va tanto in tensione, dunque bisogna fare un gioco, tra virgolette un gioco, per fare in modo che la pellicola rimanga con le stesse linee e non si
dilata troppo. Federico è riuscito a fare un ottimo lavoro, veramente è stato bravissimo, con l'aiuto di qualche suo collega per tenere in tensione la pellicola. Ora di quest'auto mancano solo paraurti, questo pezzo dietro, e poi rimontarla. E finalmente, e non vediamo l'ora, avremo anche noi il nostro Van Gogh. Per me è un Van Gogh. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's icy. I got wifey on bling and she icy. Freeze, photo, please, no photos. Jeez, no, please, no photos. Hit the door and the doorman just whole team here, might need some. Still young, but I move like a veteran. New deal, tell my lawyer to send it. If it down in my management, I'm just warming up a way to lie. Old producer saw the numbers one. Different colors in my baggy light. Chalk it up, talk of the town where you're talking up. Wanna get you a ring and you tough enough. Wanna get you new things with your pockets dull. Run it up, I used to be quiet and out of luck. Now I move up and move humble cause the hate and the jealousy. My mama telling me count up your blessings and run it up. Quando abbiamo iniziato questo progetto ci hanno chiamato per dire: ragazzi, ve la sentite di fare una pista con una grafica particolare? All'inizio wow, però sapete, sono quelle cose che magari si dicono, sai, toccare una pista, una Ferrari, è tutta un'altra storia che toccare una macchina normale, per tutto rispetto per le auto. E noi però ci siamo detti: questa deve essere un'auto in cui sarà una svolta perché vogliamo portare un mondo in Italia dove ancora è ancora un po' acerbo, dunque ci stiamo provando, e questa secondo noi è una macchina in cui, essendo anche una macchina di un certo valore, ci dà la possibilità di farlo. La difficoltà in questo progetto è stato soprattutto seguire tutta la linea della grafica dell'auto. Essendo una macchina dove bisognava smontare il meno possibile, è stato molto complicato. Siamo riusciti a fargli anche la bocca, classica bocca della pista dove quasi nessuno riesce a wrappare perché è veramente difficile. Noi ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a fare il pezzo dietro, anche quello molto difficile, e siamo riusciti. Siamo molto soddisfatti di questo progetto perché è un progetto veramente unico nel suo genere. E sicuramente porterà commenti anche negativi, però sono commenti che ci fanno crescere, ci fanno capire il livello di wrapping in Italia, che secondo noi è ancora un po' fermo. Si vedono molte macchine wrappate, però tutte quante di un colore abbastanza normale. Noi cerchiamo ogni tanto di fare delle grafiche dei colori molto strani, in modo da invogliare anche la gente a fare questo tipo di lavorazione. Con qualche cliente ci stiamo riuscendo, anche logicamente perché vogliono fare questo lavoro, non è che li costringiamo, però per noi è molto importante credere in un progetto. La nostra forza comunque è avere anche un team sensazionale, dei ragazzi fantastici che ci permettono di lavorare in tranquillità. Sono tutti molto bravi, tutti preparati, tutti con la stessa passione, tutti che non vedono l'ora sempre di fare queste macchine. La cosa bella è che abbiamo sempre da fare macchine molto particolari, oltre che anche le macchine standard, che anche quelle per noi sono molto importanti nel percorso di crescita. Poi chissà, magari il cliente che fa una macchina grigia un domani la farà anche così, oppure la farà anche in un colore particolare. Dunque la cosa che io penso è che il futuro di questo lavoro, se fatto con passione, con cuore e con un po' di quella cosa che a volte manca, di follia, diciamo, può essere una svolta per quanto riguarda il mondo delle auto. Sappiamo che c'è tanto molto da fare, sappiamo veramente che comunque la strada è lunga, però noi cerchiamo sempre di trovare sempre innovazione. Il nostro motto, come sapete, è innovation, not imitation. È quello che ci portiamo avanti come motto e quello che sarà per sempre per noi una fonte di ispirazione. Cercare sempre delle novità. Cercare sempre essere un passo avanti a tutti coloro che fanno il nostro lavoro. Non perché ci sentiamo superiori, ma perché vogliamo veramente crederci e diventare i numeri uno. Per diventare numeri uno,
come ho detto prima, la strada è lunga, però siamo sicuri che siamo a buon punto. E anche grazie a voi che ci supportate e ci scrivete, ci commentate, riusciremo a cogliere tutto quello che c'è da imparare e soprattutto avere anche un futuro top nel nostro settore.